Un saluto da Ponte News. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre è avvenuto un altro caso di atto di vandalismo a Ponte Corone. Diciamo un altro perché purtroppo non è singolare. Questa volta però è il Giardino dei Giusti. E a parlarcene meglio è il sindaco di Ponte Corone, Giovanni Valentino D'Amico. Servizio. Grazie per l'opportunità che mi dai. Parli di due atti di vandalismo che si sono verificati recentemente nel nostro paese, uno nei confronti della copertura del sottopasso della stazione ferroviaria e l'altro molto più grave per quello che hanno colpito il Giardino dei Giusti. Si tratta di un atto vandalico, il problema non è il danno economico, che è l'aspetto minore. La cosa più grave è che hanno colpito dei valori di persone che hanno, durante il periodo antifascista, hanno dato una grossa mano a persone in difficoltà, si sono distinte per il loro impegno sociale e umanitario. La riflessione da fare, che dobbiamo fare noi adulti, è cercare di capire se il gesto è un gesto politico, ma tendo ad escluderlo. Se è un gesto contro l'amministrazione, potrebbe anche essere, la cosa più grave sarebbe un gesto dettato dall'ignoranza delle persone, e qui dobbiamo intervenire noi e capire dove abbiamo sbagliato negli anni precedenti. Ma il simbolo quindi particolare di queste targhe, che tra l'altro, se non sbaglio, sono state inaugurate il 14 maggio scorso, giusto? Esatto, l'abbiamo inaugurato nel maggio scorso, la presenza del vescovo, personalità politiche, civili, militari e del Garibo di Milano. Insomma, questo giardino è uno dei tanti giardini che rappresenta i giusti dell'umanità, presente in tutto il mondo. L'aggravante è proprio che sono stati colpiti persone che in effetti hanno fatto tanto per l'umanità e per la libertà nella lotta all'antifascismo. Abbiamo inoltre un aggiornamento in merito all'atto di vandalismo ai danni della stazione pubblica di Ponte Corone. Sono stati presi gli autori e vogliamo mostrarvi nel mentre le immagini. Purtroppo, nonostante ci siano comunque molte telecamere, vi vogliamo mettere in risalto questo aspetto. Ci sono ancora molti, molti incivili che lasciano purtroppo ben volentieri molti di questi rifiuti sempre nei pressi di Ponte Corone. Ponte Corone vista come la pattumiera di turno. Noi vogliamo mostrarveli perché ci sta a cuore il paese e non vogliamo che ci siano altri casi. Adesso non si sa ancora chi possa essere a lasciare questi rifiuti, probabilmente non sono gente del posto. Vorremmo avvisarvi però che ci sono le telecamere e quindi gli autori anche di questo abbandono di rifiuti verranno presi. E ora vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. A presto.